Ciao a tutti amici pro e amici nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo unboxing della Rainbow Six Siege Art of Siege Edition, presa da Ladri Stop, GameStop, su cui farò una bellissima pubblicità sicuramente. Infatti ho preparato un bel accendino, dopo capirete perché. Comunque, in questo unboxing non effettuerò tagli perché non voglio renderizzare il video. Comunque cercherò di essere breve. La carta da culo, come la chiama Jim, l'ho già eliminata. Ma comunque sia, volevo un attimo mostrare il mio stupore per la grandezza di questa Collector. Insomma, Collector Edition, sono contento di questa roba perché pensavo fosse una roba tipo Advanced Warfare, invece non è così. Vedete, Advanced Warfare è grossa circa un terzo ed era soltanto contenuto in Digital Delivery. Mentre questa collezione, questa edizione da collezione è bella grossa, vedete? Una gran figata. E tra l'altro contiene, grazie a Microsoft, contiene i due Rainbow Six Vegas, di cui il primo ce l'ho già in digital, e il secondo, Rainbow Six Vegas 2, sono contentissimo di riaverlo, perché non ci gioco da millenni, perché l'avevo venduto come un pirla, e quindi sarà bellissimo scaricarlo su Xbox One e giocarlo su Xbox One, visto che questo Rainbow Six Siege, per esempio, non consente lo split screen, come ho potuto vedere dal retro. Infatti vedete, non consente lo split screen, complimenti Ubisoft, era bello giocarlo in compagnia a casa, invece non si può più. Comunque cosa dice il gioco? A parte che vabbè, ve l'ho messo al contrario, in realtà sarebbe qui, vabbè. Pianifica le tue strategie, agisci come una squadra in una frenetica modalità 5 contro 5, ma va, non lo sapevo, vabbè. Negotiation is over, ovviamente, qua ci sono un po' di operatori. Gioca da solo in una squadra per affrontare la nuova terribile minaccia del White Mask, che tra l'altro, terribile minaccia cosa, che non c'è il single player, vabbè, lasciamo perdere. E sfrutta la distruttibilità ambientale a tuo favore, usa le tue abilità e gadget dei migliori operatori al mondo. Allora, intanto ho letto qualche recensione su cui non hanno dato un voto, cioè non merita neanche un voto questo gioco, talmente lo stanno stroncando. Ho letto le seguenti parole: daremo ancora qualche giorno a Rainbow Six Siege, poi caleremo il sipario su una grandissima occasione sprecata. Vabbè, lasciamo perdere, io non sto qui a difendere il gioco assolutamente, perché sicuramente avranno un fondo di verità queste recensioni, che sicuramente si attesteranno tutte sotto il 7,5, quindi stroncato come gioco. Spererò di divertirmi comunque io su questo gioco, perché cazzo, vaffanculo, lo attendo da millenni, quindi vabbè, avranno un fondo di verità purtroppo, quindi vabbè, spererò di divertirmi. Contenuti digitali: abbiamo armi a 24 carati, ovvero le armi d'oro, che tanto vabbè, sono le mimetiche, un conforetto da collezione ovviamente, e la guida tattica di 120 pagine in inglese. In inglese, ragazzi, vi rendete conto? L'incula. Tra l'altro non so neanche se il gioco è in italiano, cioè forse è sottotitolato, cioè neanche la traduzione in italiano ho fatto su questo gioco, immagino. Sulla guida tattica non ci so, vabbè, tanto l'inglese un po' lo so, però vaffanculo. E poi, vabbè, non si capisce bene. Comunque, mi ha stupito questa edizione da collezione, perché è un po' come i vecchi giochi per PC. Infatti, se apriamo, vediamo appunto questa gran figata. Questa grandissima figata, vedete? È come un vecchissimo gioco per PC degli anni 2000, non so se vi ricordate. Che si aprivano così, in questa maniera, come una scatola di scarpe, sostanzialmente. E niente, dentro c'è tutta la roba, come un gioco per PC degli anni 2000 appunto, una roba davvero figa. Adesso no, per PC fanno soltanto i digital delivery, complimenti. Dentro cosa troviamo? Svuotiamo la scatola ovviamente, e cosa troviamo? Ovviamente il gioco, contenente appunto i due Rainbow Six Vegas, come vi anticipavo, con dietro le stesse cose che vi ho letto prima, le stesse cose identiche, e poi questa guida della Madonna, che adesso andremo un attimo a vedere. Ma giusto un attimo, perché... Allora, l'indice cosa dice? L'indice dice la storia di Rainbow Six, gli operatori, la tattica guida delle mappe, cioè le 10 mappe messe sotto la lente di ingrandimento, e poi vediamo più che altro all'inizio la saga di Rainbow Six, partendo appunto da Rainbow Six Vegas. Quindi Rainbow Six prima di Rainbow Six Vegas non sono minimamente considerati, sono considerati delle merde sostanzialmente. Sono Rainbow Six Lockdown. Ah no, invece le mette anche gli altri, ah, scherzo, vabbè. Rainbow Six, Rainbow Six Rogue Spear, Rainbow Six 3 Raven Shield. Io vi ricordo che ho giocato comunque sia Raven Shield, Rainbow Six Lockdown e i due Vegas. Soprattutto i due Vegas che mi sono piaciuti un sacco. Ma vabbè, la guida penso sia fatta molto bene. Non l'hanno tradotta, complimenti, davvero Ubisoft è sempre brava a inculare la gente. Vabbè, me la leggerò lo stesso in inglese, così magari imparo qualcosa in inglese, anche se vabbè. Purtroppo ho letto brutte cose su questo, cioè ho letto anche Terror Hunt, per esempio, ha un'intelligenza artificiale sui bot penosa, ok? Io mi ricordo, queste sono tutte le armi, bello cazzo, le armi dell'FBI, delle GGN, dei SAS,
dei GSG9, degli Spetsnaz e poi tutti gli accessori. Questa roba qui è una figata. Cioè, ho letto che... Cioè, io vi ricordo che in Rainbow Six Vegas 1 e 2 l'intelligenza artificiale era fatta da Dio. Qua sono riusciti a peggiorarla. Complimenti Ubisoft. Comunque, vabbè, spero che mi piacerà lo stesso il gioco. Allora, qui vediamo tutti gli operatori. Ash, Termite, Castle, Pulse per l'FBI. Ovviamente questi due qua sono di attacco e di difesa, come anche tutti gli altri in corrispondenza, ovviamente. Le loro abilità speciali. E ovviamente tutti questi operatori già li sappiamo, perché con tutte le abilità che hanno fatto, li hanno fatti girare tutti sostanzialmente, quindi è abbastanza triste come cosa. Qua ovviamente possiamo dare un'occhiata a tutti gli operatori in dettaglio. Castle, Pulse, Sledge, Touchter, Smoke, Mute, Twitch, Mountain, Doc, Rock, IQ, Blitz, Bandit, Jaeger, Fuse, Glaz, Tachanka, Kafkan e basta. E poi tutte le mappe per capire come giocare, anche se non è per niente intuitivo da quello che sto vedendo adesso, però vabbè. La cosa bella delle mappe, ovviamente, ricordo che è il meteo variabile, cioè notte e giorno. Cioè non meteo, appunto, ciclo giorno-notte. Qui vediamo tutte le mappe in dettaglio, su più livelli, ovviamente. Cioè, penso sia fatta bene la guida. Purtroppo in inglese, complimenti. Ripeto, complimenti Ubisoft per questa bella scelta. E vabbè. Niente, poi mette tutte le mappe, poi cosa mette d'altro? Non mette un cazzo, mette tutte le mappe e poi ti dice grazie per aver sborsato i soldi, probabilmente. Vabbè, The Art of, boh, non dice niente. E poi infine, vabbè, dirà compra il Season Pass e dacci altri soldi, probabilmente. Questi qua sono gli sviluppatori, il nerd pelato. Ah, lei è una gran figa, tra l'altro. Vabbè, e poi vabbè. Niente, gli sviluppatori, grazie per averci dato i soldi e basta. Rainbow Six Siege. Tra l'altro delusissimo dal fatto che hanno tolto davvero i terroristi dalla modalità multiplayer, però vabbè, purtroppo è così. Dunque, questa qui era la guida. E niente, adesso dobbiamo aprire il gioco, principalmente con questa forbice. Tra l'altro ve l'ho fatto vedere, no, l'accendino? Mi servirà dopo. Boh, sì, penso di sì. Vabbè, è ancora qui, se non l'avete visto. Ci servirà per GameStop, in pratica. Perché questi sono ormai troppo abili a inculare la gente. Io non comprerò più assolutamente nulla da loro. Assolutamente nulla da loro. Dopo vi spiego un po' cosa è successo, perché è assurda come cosa. Eccola qua, carta da culo eliminata. Grande Jim. Allora, questa è ovviamente la custodia, in cui c'è dentro presto disponibile Division, un altro gioco, vabbè, lasciamo perdere, non esprimiamoci che è meglio. Qui ovviamente mi dà le skin, e qui ovviamente c'è il disco di gioco con cui in teoria dovremmo giocare, che adesso andremo a installare. Dunque, raga, l'unboxing della Heart of Siege Edition termina qui. Spero che vi sia piaciuto questo unboxing, ma adesso vi farò capire a cosa servirà questo accendino. Dopo che installo il disco, però capirete perché insomma, non posso sbilanciarmi così tanto. Ci vediamo fra 5 secondi. Ok, raga, il gioco è in installazione, quindi il disco funziona. E adesso vi spiego cosa è successo. Allora, in pratica, io avevo preordinato... In pratica ho fatto anche delle porcate nei confronti di GameStop, ma erano porcate in cui il cliente ha ragione. Ovvero, gli ho lasciato lì il preordine di Halo 5, di Tomb Raider e di Fallout 4. Ovvero, non li ho ritirati da loro, ma sono stato da un euro, come qualcuno sa. Pagandoli 35 euro anziché 70 di GameStop, per farvi capire. E vabbè, fin lì tutto ok. Secondo... Vado lì appunto per prendere Rainbow Six Siege con un preordine di 30 euro di caparra, 30 euro per un gioco da 85 in totale, e niente, vi faccio, dai, scalami questi tre preordini che non vi ho preso, perché ho mandato in manutenzione la console, giusto per dargli una scusa per non far la figura di merda, e lui mi fa, ah, mi cavolo, mi dispiace, però non posso scalarti quei 15 euro di preordine degli altri tre giochi in Rainbow Six Siege, ma devi preordinarne altri tre. Raga, ma è possibile una roba del genere? Eh no, perché non possiamo perdere tre giochi al costo di uno. Ma andate a fanculo. Cioè, io vi ho dato 40 euro di preordine e in più mi fai sta inculata. Inoltre, mi ha messo la garanzia su sto gioco qua senza neanche chiedere. Cioè, in pratica io gli ho dato 65 euro con la garanzia e il gioco stamattina, in pratica.
più i 30 euro di Capar fa 95, quindi 10 euro in più, quindi 10 euro di garanzia, senza neanche chiedere. Io non sono stato lì a dirgli fammi un altro scontrino, togli sta cazzo di garanzia. Semplicemente io non torno più da GameStop in vita mia. Ho dovuto preordinare tre giochi del cazzo, cioè non tre giochi del cazzo, vabbè, Quantum Break, The Division e Dead Island 2, perché sennò non so più che cazzo ordinare, perché non uscirà niente. Dead Island 2 forse si uscirà nel 2020, è già buona. Se no, niente, non me ne mettevo nel culo i preordini, ok? Era questa l'idea. Allora, io da GameStop non tornerò più, e per confermarvelo, garanzia e... tanto la garanzia non sarebbe un cazzo, inutile che... Vabbè, garanzia e preordini fanno questa bella fine, ok? Fanno questa cazzo di fine. Perché a me non me ne frega un cazzo, ok? Non me ne frega un emerito cazzo. Sta qui la fine che fa garanzia e preordine, ok? Non so se è chiaro il concetto. Questa qui è la fine che ha fatto. Ok. Non me ne frega un cazzo se rovino la collector, raga. Non me ne frega un cazzo. Sono incazzato nero, ok? Quindi garanzia, i tre preordini vanno a farsi fottere. Tanto è rigido questo, non è plastico. Cioè non è di quelli gommosi. È plastico, rigido. Quindi garanzia, preordini buttati via. Io dentro GameStop non torno più. L'accendino è tornato molto utile, ha fatto il suo lavoro. E niente, complimenti GameStop, mi hai fregato 10 euro di garanzia, mi hai fregato 15 euro di preordine, in totale fa 25 euro, per prendere la collector, che vabbè, comunque mi ha soddisfatto per quello che conteneva, per le dimensioni, quindi vabbè, da quel punto di vista ok. Da GameStop non torno più, così almeno evito anche di comprare collector e di sprecare soldi. Però da adesso in poi esisterà soltanto Euronix, Unieuro e MediaWorld. Gli altri, cioè GameStop non esiste più per me, ok? Inculano e basta. Comunque questa è la fine che ha fatto. Adesso pulisco un attimo. L'ho anche un po' rovinata, ma non me ne frega un cazzo. Tanto lì dove si è rovinata, dove c'è la parte dell'eruzione, quindi è giusto anche così che si rovini. Tanto la parte bella è questa, ok? Dunque, gli ho dato anche un'altra porcata. Mi fanno, rinnova la tessera, sono 15 euro. No, l'ho dimenticata a casa. Andate a fanculo, GameStop di merda. Bene, ragazzi, Rainbow Six lo sto installando. Speriamo che sia un gioco carino. E niente, questo unboxing è tutto, direi che abbiamo fatto un po' di cinema e ci vediamo a presto su Rainbow Six in teoria. Ciao a tutti!